Approvato il rendiconto del Consiglio regionale. Per il riordino delle agenzie territoriali per la casa. Sopralluogo al grattacielo della regione. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nella seduta del 16 settembre, ha approvato il rendiconto dell'ente che chiude il 2013 con un avanzo di 17 milioni di euro da reinvestire in assestamento di bilancio. L'Assemblea legislativa ha poi iniziato l'esame del disegno di legge sul riordino delle agenzie territoriali per la casa, con il dibattito sull'articolato e gli emendamenti, per lo più presentati dai gruppi di opposizione. In primo piano. Con un avanzo di oltre 17 milioni di euro, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 dell'Assemblea. I risparmi conseguiti, frutto dei tagli sui costi della politica, che al netto delle spese obbligatorie ammontano a quasi 11 milioni di euro, verranno trasferiti alla Giunta regionale con una mozione di indirizzo sulla loro destinazione che sarà votata dall'Aula in occasione dell'esame dell'assestamento del bilancio. Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge di riordino delle agenzie territoriali per la casa. Tra le principali novità, la riduzione delle ATC da 7 a 3, dei membri di ciascun consiglio di amministrazione, ridotti a 3 dai 5 attuali, e il collegio dei revisori dei conti, non più composto da 3 membri, ma da un revisore unico più un supplente. Dopo l'approvazione dell'articolo 7, l'esame del provvedimento è stato rinviato alla prossima seduta. Una delegazione di consiglieri regionali è salita sino al 35° piano del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte per verificare l'avanzamento dei lavori del grattacielo progettato da Massimiliano Fuxas, futura sede dell'ente. Tra loro il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus e il vicepresidente della Giunta Aldo Reschigna.